Ristretto Italiano edizione WhatsApp Buongiorno! Ancora commenti da tutto il mondo alla tragedia della marmolada. Dal Canada, CBC, si chiede fino a che punto si sarebbe potuto prevedere e prevenire. Anzi, lo chiede a un glaciologo della Bicocca di Milano, Giovanni Baccolo, il quale risponde che no. Una reazione di questo tipo da parte della marmolada, anche davanti a questo caldo, non era prevedibile, che gli acciai come quello sono considerati placidi, specie di fossili climatici, quindi al massimo ci si aspetta che si ritirino. Certo l'acqua provocata dallo scioglimento di questi giorni deve avere provocato un distacco del ghiaccio dalla roccia con quello che ne è conseguito, e poi ha aggiunto che quanto successo domenica scorsa dovrebbe insegnarci nuovi tipi di lettura dei segni che un ghiacciaio dà. Tecnici e manager italiani nel settore dell'acqua si trovano in Israele per cercare partnership nel campo delle tecnologie idriche. Ne parla diffusamente The Times of Israel. Per la sua conformazione e collocazione geografica, Israele ha dovuto pensare fuori dagli schemi e trovare soluzioni innovative, attacca l'articolo. Il paese recupera circa il 90% delle sue acque reflue, riutilizzandole in agricoltura, con un territorio. Costituito per oltre il 60% da deserti, Israele deve gestire l'acqua goccia a goccia e con l'esperienza che si è fatto ora è in grado di esportare tecnologie e know-how per circa 2 miliardi e 400 milioni di dollari l'anno. Il numero di italiani che hanno scelto di vivere all'estero è oggi superiore al numero di immigrati che risiedono in Italia. Il dato emerge da una recente ricerca della Fondazione Cattolica Migrantes ed è ripreso da Infomigrants. A fronte di una popolazione che cala c'è un'immigrazione residente che causa anche la pandemia non cresce. Dato questo che contrasta con quanto affermato dal Premier Draghi, il quale, come la stessa Info Migrants ricorda, ha detto che l'Italia ha raggiunto i suoi limiti sul numero dei migranti che può accettare. Nel frattempo sono cominciati a sbarcare i 306 profughi a bordo della Ocean Viking, che sono stati lasciati in mare per 12 giorni. Per primi, sono scesi i minori non accompagnati. Uno di loro, Samuel, 17 anni, ha detto di essere stato picchiato per tre giorni dalle guardie libiche mentre erano in attesa di imbarcarsi. I consigli di viaggio per chi sta per intraprendere una vacanza italiana oggi riprendo dal Guardian, quindi consigli dedicati principalmente ai lettori inglesi. Sorvolo sulle grandi mete, le indicazioni sono più o meno sempre quelle, e invece mi soffermo sulle destinazioni meno battute, quelle che possono dare qualche spunto anche a noi. Per esempio, un itinerario fra i laghi alpini e i giardini che li costeggiano, a cominciare dai laghi lombardi e piemontesi oppure provare il brivido di una corsa in Ferrari col simulatore a disposizione nel Museo Ferrari di Modena e poi le visite agli stabilimenti di Maranello, della Lamborghini, di Maserati, approfittare anche della vicinanza con Bologna per un pranzo e una cena a base di tortellini, lasagne, prosciutto e mortadella e senza trascurare le varie stagioni artistiche e musicali con i festival estivi all'Arena di Verona, allo Sferisterio di Macerata, alle Terme di Caracalla a Roma e dal momento che si è nella capitale affittare una Vespa per un'esplorazione del centro alla vacanze romane. Immagino che l'essensore dell'articolo non l'abbia provato, se no non l'avrebbe consigliato. Vi saluto e vi aspetto domani. Ristretto italiano di Ruggero Po.